quarta di copertina. Incuriosirvi parlando di libri. Questo è ciò che ci piace, mi piace fare moltissimo in questa stagione di quarta di copertina su Caffè Italia, dove dico sempre non vi proponiamo la recensione, non siamo recensori, le recensioni le lasciamo fare ad altri. Noi siamo lettori curiosi, lettori curiosi che hanno già letto, lettori curiosi che leggeranno perché? Perché qualcosa li ha colpiti di un libro, colore della copertina, dorso, immagine, oppure proprio la quarta di copertina, quelle poche righe che trovate quando preso in mano un libro, lo girate e siete lì per capire se è la lettura che fa per voi, se potrebbe esserla oppure no. Il libro di cui vi parlo oggi, scusate, sono Dario Albertini. Tutti gli altri episodi, tutti gli altri suggerimenti di lettura sul podcast e sul canale YouTube di Caffè Italia, e sono davvero tanti, e tanti altri andiamo a proporvene poi durante la stagione estiva e nella successiva di quarta di copertina. Il libro di oggi, beh, ci riguarda un po' tutti. Ci riguarda un po' tutti in quanto figli, ci riguarda un po' tutti se siamo genitori o se siamo vicini a persone che lo sono. Quale sia stato il vostro rapporto con la mamma o col papà, è certo che avrete vissuto anche voi, come li ho vissuti io, dei momenti di incomprensione, no? Magari cose piccole, fisiologiche del periodo della crescita, si è bambini e quindi ci sono i no motivati in un certo modo, poi si diventa adolescenti e c'è l'età della contestazione, perché l'adolescente sa tutto, no? O meglio, crede di sapere tutto. Pensate che gli esperti dicono che l'adolescente non ascolti il genitore non perché non lo voglia ascoltare, ma perché scatta dentro di lui qualcosa che lo rende sordo. Ne abbiamo parlato in un episodio di Siamo Fatti Così, le conversazioni tra biologia ed emozioni di Caffè Italia con la dottoressa Tania Cariani. Ebbene, il preambolo ha senso, credetemi, perché se voglio incuriosirvi su questo libro non posso fare a meno di passare attraverso questi momenti della nostra vita di figli, o di genitori di figli che abbiamo seguito, che stiamo seguendo dalla più tenera età su e via 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 fino a vederli essere diventati adulti. Siamo partiti dall'assunto che tutti quanti noi abbiamo avuto dei momenti di difficoltà con i nostri genitori o ne viviamo con i nostri figli. Ci sono anche quei momenti di difficoltà che non sono poi così piccoli, così semplici. E il libro su cui voglio attirare la vostra attenzione oggi si intitola La neve in fondo al mare, ne è autore Matteo Bussola, è pubblicato da Einaudi e si occupa proprio di questo. La forma del romanzo, ma il nocciolo della questione è questo. La ricerca del bandolo della matassa di manzoniana memoria è quella del che fare con un figlio sedicenne in cui un padre si va a trovare in un reparto di neuropsichiatria. Credo che non ci sia molto di più da dire, salvo correre il rischio di spoilerare il racconto. Di certo c'è un momento che Matteo Bussola vuole stigmatizzare, ed è quello in cui ciascuno di noi, genitore, si è dovuto trovare nella condizione, ci si trova, mi auguro non ci si troverà, di scoprire
di non riuscire più a comunicare col figlio. E di chi è la colpa? Fra virgolette, colpa. E quindi Bussola ci presenta un gruppetto di personaggi intensi, no? Che ci aiutano a capire quanto ciascuno di noi abbia dei lati oscuri, misteriosi, che si vanno a rivelare in condizioni particolari. E se non è una condizione particolare quello di essere genitore, beh, non saprei quale altra andare a pescare nella memoria. Cos'è che manda in crisi un figlio e qual è l'antidoto? Beh, innanzitutto bisogna capire dove sia il problema. Bisogna capire perché sia sopraggiunta l'incomunicabilità col proprio figlio. Perché questo figlio non mangia? Perché questo figlio si vuole fare del male? Qui parliamo di un romanzo, però amiche, amici, purtroppo ci sono casi che ci dicono che sì, va bene il romanzo, ma è tutta vita. Quindi io una lettura aperta, proprio a mente aperta a questo libro, devo dirvi la verità, la darei, la farei. Matteo Bussola, La neve in fondo al mare per Einaudi. Il titolo, se volete, evocativo. Come si fa a trovare la neve in fondo al mare? Beh, è impossibile, ma come espressione, come immagine, evoca una ricerca nel profondo. Quella ricerca nel profondo che i genitori fanno, o che dovrebbero fare, per trovare anche nel buio di un periodo in cui la comunicazione col figlio, con la figlia, pare cortocircuitata, ci possa essere, ecco, una possibilità che ci deve essere. Anche se non ci si trova, come i personaggi del romanzo, addirittura all'interno di un reparto di neuropsichiatria infantile, anche se si è serenamente a casa propria, a maggior ragione se non si è ancora valicata la porta di un ambulatorio, di un ospedale, cercare la neve in fondo al mare e quindi questa luce nel buio del silenzio, sì, è una opportunità che c'è e che deve essere valorizzata. Vi ho parlato di questo libro come ne parla una persona curiosa. Non mi sono spinto fra le righe, evidentemente, altrimenti non vi servirebbe ascoltare Quarta di Copertina. La neve in fondo al mare di Matteo Bussola per Einaudi. Quarta di Copertina, i suggerimenti di lettura di Caffè Italia, tutti sul podcast e sul canale YouTube, con Dario Albertini, che vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento al prossimo episodio. Quarta di Copertina.